sparsi da rosa, tipo qua sul monte, e acqua quindi stupenda, con oligoelementi fantastici, oligominerali fantastici, e siamo in Val Ganna, provincia di Varese, la Val Castellera, e ci accingiamo a prendere l'acqua per salire poi sopra in montagna. Mm. Vogliamo vedere il rifugio, tutto, anche se le ore passano. Le ore passano, noi siamo qui. Siamo Gennaro Gelmini, che devo riempire questa borraccia, questa bottiglia. Ciao, e il Mauri, ragazzi. Che siamo qua. Siamo una bella giornata. Sì, è una bella giornata, sì, tranquilla. Un po' nuvolo, sì, però vabbè, va benissimo. Non piove comunque, non è un momento. Poi noi siamo attrezzati perché. Sì. Giustamente. Dopo 15 anni ho portato di nuovo lo zaino. Io sempre con la borsa. No, io sono abituato, è la normalità lo zaino per me, però lui è un po' inusuale perché porta sempre la sua borsa. Perché ero abituato per città, invece. Qua siamo in montagna. Quindi ci carichiamo un po' d'acqua di quella sublime, fantastica, e andiamo assolutamente qua. Attento, devo vedere come devo prenderla. Devo riuscire. Allora, cari amici, acqua sublime è diversa di quella di casa mia, anche se abito qua vicino, perché io ho l'acqua buona ma è calcareo, il Monte Campo del Fiore è calcareo. Sì. Qua prendiamo acqua da Terra Rossa, terreno anche argilloso e col parsido, che contiene dei sali minerali fantastici. Infatti. Mauri, fa vedere un po' le cascate di questo monte. Guardate lì, che bello. Lì. Il fiume qui che si chiama, questo fiume, tu che tieni qui. Il fiume Castellera. Castellera. Allora, Castellera. Tutte le volte mi confondo, a questo al monte c'è un fiume uguale a questo che si chiama Cavallizza. Qua è Castellera e mi confondo sempre, però perché le valli sono vicine. Praticamente due fiumi uguali, uno dall'altra parte del monte, ma stupendo. Bellissimo qua, provincia di Varese. Siamo qua. Ci accingiamo a salire. E siamo in basso ancora. Qui sì, siamo in valle e qui c'è un castagno che proprio voglio farvi vedere. Che carino. Bello. Natura, e continuiamo col sentiero. Val Ganna, e dobbiamo salire fin su al rifugio sotto il monte Minisfreddo e poi il Poncione di Ganna. Al 9 di ottobre 2021, Gennaro Gelmini e Mauri. Mauri, qua siamo un po' nell'acquitrino. Siamo nell'acquitrino, ma dobbiamo salire su là e quindi ci spetterà un bel viaggetto. Mm-mm. Un bel viaggetto abbastanza, insomma. Abbastanza insolito per noi di città, però bellissimo. In mezzo alla natura al 100%, e qui un muraglione di pietre, semplicemente quando cadono da sopra la gente che fa il sentiero, che tengono sistemato il sentiero, le prende e le mette lì e fa tipo muro, si crea un muro, e questo è il nostro sentiero che abbiamo percorso, e di là poi il sentiero che continueremo a percorrere. E siamo in questa felice giornata, Gennaro Gelmini e Mauri, Sì. Come sembra? È abbastanza impegnativo, però dai, pian piano stiamo salendo. Sì, sì. Occorre, perché Mauri, il contatto con la natura era così. Ti avevo preparato, ti avevo detto che era questo. No, è questo. Bisogna salire pian piano perché c'è del pietrisco. Sì, ma troviamo un posticino sublime su che è spettacolare. Quindi avremo modo di dire che fantastica giornata. Provo subito ad accendere il fuoco con l'accendino degli angioletti. Angioletti. Accendi. Che dici dell'angioletto? Bello.
L'angioletto è un demone. No, l'angioletto, non è l'angioletto. È l'angioletto. È accendino. Il fuoco chi ce l'ha, il fuoco? Ah, il fuoco. L'angioletti, no? Sì, sì. No, devi accendere sotto la carta. Sì. Cari amici, tentiamo. Quindi, però mi sa venduto il bar Regina, questo accendino. Meglio di così. Infatti. Aspetta che se si riprende. Ok. Basta. Mi è nato un acino dell'uva. Speriamo che prenda. Speriamo, cari amici, noi siamo cittadini. A noi ci piace scherzare, vedete, allora ci mettiamo un po' a scherzare. Noi d'altronde non è che... Da quanto, Mauri? Allora, io ho abitato in campagna, anche il Mauri. Io ho abitato in campagna per 30 anni, però c'avevo la stufa a legna, avevo... Prima avevo la stufa a cherosene, poi la stufa a legna. Aspetta. Accendiamo. Sembra che prenda. Prende. Gli indiani. Prendi dei rametti. Qui. Allora, questa per esempio è legna di... Come si dice? È di... Aspetta. Di noce. Questo deve essere il noce. E questo non lo so, questo... Sì, volevo mettere anche quello. Volevo mettere il fuoco con un... Vedete che prende il fuoco anche dentro perché è bucato? Fantastico, sì. Questo sarebbe il migliore. Ma non è da levare le piastre qua, per caso? Non era da levare le piastre? Sì, adesso vediamo come fare. Ma... Cari amici, non lo so. Oh cavolo. Speriamo. Fa fumo e basta. È troppo grosso questo qua. Aspetta, leva la piastra. Ma qua è tutto a fumo. E niente arrosto. Vale. Vediamo. Attento Mauri, la tua felpa potrebbe... Sì, ci manca che prendo fuoco, questo la può... Non hai... aspetta. Sai come dicono, mai giocare col fuoco. Aspetta. Dove te lo metti? Ma che cazzo ci sporchi? Qui fa fumo. Che stai facendo? Devo togliere questa roba qua. Non te la tolgo io. Non sapevo che la volevi togliere. No, te la tolgo così, perché cari amici non ha ancora preso. Speriamo. Mai dire mai. Allora, praticamente, facciamo vedere da vicino il fuoco. Della pioggia. della pioggia. Ma ti rendete conto, amici, della pioggia, del fuoco? Che della pioggia. Ma dai che prende il fuoco, dai. Caspita, se prendesse il fuoco sarebbe bello. Ci vorrebbe. Sta facendo fumo qua, Tanto fumo e niente arrosto. Cari amici. Questo lo devo mettere su subito perché è da ridere. Speriamo. Ma porco cane, abbiamo acceso il fuoco con le piastre sotto. Ma io non me ne intendo, Mauri. Ma neanche io. Sono anni che non veniamo più. No, ma io dico la verità, siccome noi siamo gente di cittadina, però... adesso vedi, perché sennò il fumo andava nei lati crepavi. Non ci capivo neanche io niente, perché sono anni, cari amici, che non accendiamo un fuoco. Qui fa niente, sarà così. Cioè, oggi... Facciamo il segnale di fumo. Veramente.
Dai una coperta. Ma no, ma questa carta qua. Ma è lucida, ma butta su. Ma lì ci voleva la diavolina, sai, mette quelle barrette lì? Sì, no. Quelle là, il fuoco si accendeva. No, io ero convinto, cari amici, di trovare l'olio al rifugio. Metti un po' d'olio. Olio sasso. E brucia subito. No, così si brucia, mamma. Oh, che bello, adesso prende, dai. Dai, dai, che prende, dai. Dai, 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 cari amici, che prende, prende. Dai, ancora legno. E gli stiamo facendo noce, fuori la scorta. Legno della noce. Speriamo che il legno di noce prenda. Ma mi sa... No, ci vuole il legno, quello lì, di montagna, questo ci vuole. Beh. Questo è secco, vedete? Questo qui è bello secco, questo qui è troppo verde. Non prende. Figa, la benzina si... Oh, il kerosene! Io riprendo con... Continuiamo tra poco quando avremo acceso il fuoco, sicuro. Bene, Mauri, un po'. Stiamo cercando di far prendere... Il fuoco da sotto che sopra addirittura un tronchetto vuoto all'interno e cerchiamo di far ravvivare la fiamma. Fuoco. Mauro, ce la prenderà? Lo spero, ci vuole legna abbastanza secca, ma proprio stagionata, perché se è verde non prende. Ma io magari pensavo pure all'olio. L'olio fa bruciare bene. Ci voleva un po' d'olio, vabbè. Olio sasso. Si continua, cari amici, fantastico così, ci si arrangia in montagna nel migliore dei modi. Ci arrangiamo e via, ci arrangiamo e via. Sì, sì, infatti. Si continua con delle scenette di recita. Infatti, recitiamo un po', ci divertiamo così. Poi qui dobbiamo accendere qui. Ecco, cari amici, tutto bene, ciò che finisce bene. Adesso i cartoncini che abbiamo usato, che tanto non ci servono più, cerchiamo assolutamente di accendere una volta per tutte il fuoco e che si riesca. Vedi un po', mi sai cosa succede? Cari amici, stavolta accendo il fuoco. Stavolta accendiamo il fuoco. Aspetta, questo lo metto qua sotto. Metti lì, dita lì, dita dentro lì. Sta attaccando, cari amici. Sta attaccando, amici, sta attaccando. Il fuoco sta prendendo. Speriamo. Speriamo, dai, vediamo un po' se si... Per il momento sta facendo solo fumo. Qua ci sono le bacchette lì. Questa è la volta buona, caro amico. Il cartone è più resistente, brucia e attacca. Vediamo. Dai, che stavo... Però c'è un buon profumo questa legna, ha un buon profumo. Un po' verde, forse doveva essere più secca, adesso vediamo. Però aveva un buon profumo. Niente che fumo. Facciamo i segnali. Facciamo il fumo, dammi giù. Allora, a parole... È facile accendere il fuoco. A parole. Nei fatti, com'è Mauri? È facile. Un casino. Buah. Ma questo cartone non brucia. Non brucia. Ma perché è carta lucida. Cari amici. Mannaggia.
Che roba, oh. Sì, ma si spegne quasi, adesso forse va. No, adesso forse va. Vedo che ha attaccato. Va, va, va. Al fuego. Ho l'accendino migliore. Al fuego. Migliore di così non si può, cari amici. Al fuego. Adesso se prende, prende bene. Speriamo. Naturalmente quando prende bene il fuoco, quando dobbiamo andare via. Infatti, prende bene il fuoco. Porca miseria. Tutto fumo e niente arrosto. Cos'è che c'è? Tutto fumo e niente arrosto. Ma questo cartoncino qua fa pena. Quel che l'è. Oh, sta prendendo il fuoco. Mauri, Mauri, a furia di far andare l'accendino, sta prendendo. Bene, bene, ho messo la power bar, va che roba. Bene, bene. Oh. Benissimo, benissimo. Ahia, poco. Abbiamo un po' di fuoco. Un po' di calore. Un po' di calore. Un po' di calore. Quindi pensieri di questa... se non cado di sotto. I pensieri di questa giornata, Mauri. È una giornata green, questa qui. Una giornata praticamente nella natura. Dove dimostriamo che possiamo, stando un po' lontani anche dalle comodità, dimostriamo di arrangiarci un po' alla meno peso. Però... E guardate, guarda che fumo che viene fuori, adesso è tutto fumo, mica che fumo. Il fumo. Mauri ha fumicato. Insomma. No, ma sta prendendo bene. Alimentiamo. Sta prendendo bene, sta prendendo bene. Sì, infatti stiamo facendo un fumo. Che bello, forse stavolta un po' di caldo. Già, è anche giusto, è anche giusto che così almeno... Almeno viene un po' di caldo, sempre che rimaniamo... Sì, ma... Io voglio... Ma come mai? Ho tanto fumo perché è legna... Tutto fumo e niente arrosto. Ma è incredibile. Cari amici, qua fuma, fuma. Ma vedo fuma qua. Vabbè, ok, allora quindi Gennaro Gelmini e Mauri abbiamo acceso il fuoco, un fuoco per riscaldarci un po', ma secondo me ci affumicheremo. Sicuro. Però... Mauri, se me lo lanci. No, scusa. Va bene, cari amici, andiamo, allegria. Allegria. Al 9 ottobre 2021. Ottobre, un cucchiaio di 2021. Sì. Da Mauri e Jenny. Se rimaniamo... Basta così. Da Mauri e Jenny. Fantastico, un albero. Ricresciuto, caduto, crollato e però ha avuto la forza di ricrescere e di portarsi, di resistere ancora e dopo naturalmente è cresciuto invece che in alto come era prima, è caduto così ed è rispuntato all'insù e fa da ponte in questo sentiero. Qualcosa di speciale. Che pensare? Bello, ma... mai visto un albero di questo genere qui, che l'avevo scambiato prima per un ponte di cemento da lontano, poi mi sono avvicinato, visto che era un albero vero e proprio che era caduto un po' di magari qualche tempo fa e adesso è rispuntato tutto, va che roba. È la vita che rinasce. Sì, resiste, quell'albero è ancora in vita, resiste, nonostante è stato sradicato, però resiste. Magari appunto il maltempo, una perturbazione, sì, l'ha fatto praticamente cadere così
e però adesso invece di crescere così cresce all'insù, bellissimo. Mauri. Perché magari il peso, le radici ha ceduto, perché il vento era un po' forte, invece guarda qui, adesso è ricresciuto ancora tutto lì. Gli hanno pitturato su la strada. Sì, addirittura hanno messo i segnali del passaggio del sentiero, tiro rosso e bianco. Bello. Cari amici, è la vita, noi facciamo vedere nei nostri video il bello della vita. Qua è una vita che poteva essere persa di un albero di castagno, di un castagno, e invece si è sradicato ma si è mantenuto ed è ricresciuto nuovamente. Like, cari amici. La natura finalmente ci sorride. E qual gioia più bella vivere la natura. Noi riusciamo di nuovo a prendere contatto con noi stessi. L'io personale e la natura ci sorride. E stavolta veramente, in qualche maniera, qualcuno ha fatto un bel disegno su un tronco d'albero, tutto rivestito di muschio, eh? Sì, sì. Fantastico. Fatto proprio che sembra un... bello, molto bello. Sembra che abbia la chioma lì. Tutto rivestito di muschio, gli hanno fatto un bel disegno. Gli hanno pitturato occhi, naso e bocca. Bello, guardate la natura, cari amici. La natura ci sorride. I monti della Val Ceresio. Fantastica cappellina, siamo ad Arcisate e ci incamminiamo verso la Val Ceresio. Ma che bello qua! E abbiamo trovato questa cappellina così. Beh, è una cappella, ma sono fatta bene. E andiamo verso la Val Ceresio, Mauri. Okay, la valle giù, che scendiamo. Stiamo scendendo dalla montagna e andiamo di sotto. E si conclude qua questa bellissima giornata nel bosco, dalla Val Ganna alla Val Ceresio, e siamo arrivati su Arcisate. In Val Ceresio, al confine, provincia sempre di Varese, al confine con la Svizzera, e molti infatti di questo grosso paese abitano qui, ok, ma lavorano magari in Svizzera, quindi guadagnare un pochino di più in Svizzera e poi spendono qui. E i trasfrontalieri vivono bene così, si riesce. Ciò che hanno fatto di più magari farsi una bella villa, una bella casa. E questo è il bello abitato. Arcisate, sì, sicuramente un grazioso abitato, di belle casette, molto 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 felice, come tutte queste casette qua di campagna. Bene, bene, cari amici, anche i colori della campagna, marroncino e rosso, che mi richiamano molto, bellissimo. Ok. La natura, siamo venuti, pensate, da quei monti là sopra. Sì, infatti, anche da là. Da lì. Da là, infatti. Minchia. Ciao, cari amici. E cari ragazzi. Buongiorno. Ancora nel 2024, tutti insieme. Gennaro Gelmini, il buon Mauri e Daniele. Daniel alla grande. Sì, siamo qui quest'oggi, il 13 giugno del 2024 dopo Cristo, nel bellissimo parco del Museo del Tessile di Busto Arsizio. Ci siamo ritrovati qui, Gennaro e Maurizio sono venuti molto gentilmente a trovarmi qui dove,
dove abito in occasione del mio compleanno e non solo, anche per visitare questo bellissimo posto. Auguri naturalmente. Grazie, grazie, grazie a tutti. E niente, adesso ci stiamo godendo, diciamo, questo soleggiato pomeridiano dopo che ha piovuto quasi ininterrottamente per 2 mesi, insomma ce lo siamo anche meritato, perché quest'anno l'estate sembra non arriverà, però comunque fino ad oggi sembra non approssimarsi. Speriamo che si sistemerà la stagione. Comunque oggi diciamo che è una bella giornata, ancora più bella perché siamo tutti e tre qui in compagnia tra persone, diciamo, teste che hanno capito tutto, dico bene? Allora, e quindi è bello anche incontrarsi. Sì, giusto. Okay, e quindi ricordiamo i canali nuovi. Ma sì. Allora, il mio canale nuovo, speriamo che rimanga, è Boomer Channel, diciamo in Italia. Daniel Lanzelis è il mio nome d'arte. Poi Mauri, Maurizio detto il Mauri, è il buon Gelmini. Bene, si conclude con tutto quello che abbiamo visto nel video, una bella traversata di montagna, una bella amicizia. Si va avanti, cari amici. Adesso è il 13 di giugno 2024. Dopo Cristo, ci tengo a dire dopo Cristo, perché comunque questo video resterà poi ai posteri, nella storia, nei secoli dei secoli, so, così almeno sanno io resisto, che eravamo dei secoli, nei millenni dopo Cristo e non prima di Cristo, perché ragazzi alla fine il mondo potrebbe finire anche domani, ma chi l'ha detto? Il mondo potrebbe, le generazioni potrebbero durare ancora per altri 10.000 anni, no? È come domani noi oggi. Ho fatto un sogno, ecco, per il 14, poi anche il 17, lo so. Come noi vediamo le date. Come noi vediamo storia, coloro che sono vissuti 2000 anni fa, no? Tipo come l'impero romano e altri imperi. Anche loro, cioè anche altri, se il mondo andrà avanti tra 2000-3000 anni, vedranno questo video e potranno dire: ah, però vedete quei tre pirla che registrano quella videocamera a Busto Arsizio nel 2024 dopo Cristo. Cari amici, per cui, a presto. Ciao, ciao, a presto. Cari amici, vi siete divertiti? Io sì. Allora, al lavoro. Subito al lavoro. Lavoro sulla macchina. Subito, lavorare. Lavoro, di corsa. Lavorare. Ci mettiamo a fare i tendaggi. Al lavoro.